E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi, porca, abbiamo un sacco di roba interessantissima su cui aggiornarvi, ovviamente su Fortnite. Le novità cominciano ad essere tantissime, ragazzi. Si comincia anche a scoprire alcune nuove collaborazioni che Epic Games sta facendo con grandissimi e importantissimi marchi, e non sto parlando del KFC che l'abbiamo già visto, ma nel video di oggi, ragazzi, parleremo un po' delle modifiche che sono state fatte alla nuova torretta montata. Parleremo della neve che sta ovviamente per arrivare su Fortnite, vedremo le collaborazioni e se rimane tempo vi aggiornerò ragazzi sui regali, perché ci sono grandissime novità anche su quel fronte. Intanto ragazzi vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video news, mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutto. Quindi ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, prima di iniziare le news voglio farvi una domandina proprio easy. Secondo voi, durante la season 7, torneranno le skin di Natale o ne metteranno di nuove? Fatemi sapere qua sotto nei commenti la vostra opinione, perché sapete che io li leggo tutti. Quindi ragazzi, si parte subito con la prima immagine, ragazzi, e parliamo ovviamente della torretta montata. Ci sono state delle modifiche, degli accorgimenti alla torretta montata e come vedete da adesso il headshot, quindi il critico sull'headshot, è stato ridotto da un raddoppio, quindi non toglie 80 in testa, visto che toglie 40 normalmente, ma è stato portato a 1,5 in più, quindi indicativamente toglie 60 adesso un headshot di torretta. E hanno anche modificato il tempo con cui la torretta rimane surriscaldata. Secondo me qua l'hanno resa proprio OP a nastro, non è più 10 secondi il tempo in cui bisogna attendere prima di poter sparare nuovamente, ma è stato ridotto a 6 secondi. Quindi ragazzi, modifiche per rendere un'arma che già era abbastanza forte, se usata bene, veramente OP. Mi sto trovando un sacco bene con la torretta. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo ovviamente di uno degli argomenti più interessanti, se non il più interessante, di questa end season. Ragazzi, la neve continua ad avvicinarsi. Questa è un'immagine scattata poche ore fa e come vedete, ragazzi, la tormenta che si vede dietro il nostro approdo avventurato si è ingrandita. Questo vuol dire in poche parole che la tormenta si sta avvicinando sempre di più. E la domanda che ci facciamo tutti è: arriverà prima dell'inizio della season o arriverà durante la season 7 o addirittura all'inizio? Ovviamente non lo sappiamo, diciamo che non è proprio così lontanissima vedendola da questa distanza. E tra l'altro, ragazzi, abbiamo visto come la neve porterà delle modifiche interessantissime alla mappa, anche perché se andiamo a vedere qui, ragazzi, questi sono... No! Xyuder, ma ci avevi risparmiato da settimane coi codici! E invece, ragazzi, questi sono codici originali ufficiali trovati nelle stringhe del codice sorgente di Fortnite, che fanno vedere appunto Ground Fog Large.wasset. Fog è la tormenta e large che si sta ingrandendo, fa vedere anche la distanza, quindi si sta muovendo veramente, e sono tutte delle chiavi di registro ufficiali, quindi originali, dentro il codice, che fanno vedere appunto e che verificano come la tempesta si muova ogni giorno o ogni 2 o 3 giorni. Ma andando avanti, ragazzi, vi stavo facendo vedere un'altra immagine interessantissima recuperata nei file di gioco. Questa, ragazzi, è un po' particolare da interpretare. Non guardate i colori perché non sono quelli i colori, ma sembrerà che
non appena la tempesta di neve si avvicinerà ad una distanza abbastanza interessante dalla costa della nostra mappa, l'acqua inizierà a congelarsi. Il colore rosso, ragazzi, dovrebbe essere l'acqua, quindi il mare che già abbiamo visto. Il colore azzurro invece dovrebbe essere proprio il ghiaccio che poi diventerà bianco, quindi voi non vedete l'azzurra, ma poi diventerà bianca come colore originale, che si sta avvicinando e che congelerà parte dell'acqua per poi iniziare anche il processo di congelamento di una porzione di mappa. Quello che ci chiediamo è, non è che magari adesso nella parte congelata si potrà combattere? Non lo so, staremo a vedere, ragazzi. E abbiamo un'altra immagine interessantissima direttamente dagli archivi di gioco. Queste sono delle particelle di ghiaccio, ovviamente non guardate i colori come sempre perché non sono ovviamente quelli definitivi, e queste particelle di ghiaccio probabilmente si vedranno o sulla superficie dell'acqua o le vedremo in caduta nel momento in cui si congelerà la parte della mappa. Non lo sappiamo, erano delle immagini che ci tenevo tantissimo a farvi vedere, quindi ragazzi ovviamente siamo tutti in grande hype per vedere quello che succederà con questa benedetta tormenta. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di un'altra cosa interessantissima. Come vedete qui siamo nella pista dei quad e da pochissimi giorni, forse da ieri addirittura, sono arrivati i due food truck anche qua, ragazzi. Il food truck del Durburger e quello del Pizza Pit. Come sempre, ragazzi, questa nuova e seconda storyline che procede di pari passo con la tormenta e con Haim, insomma con tutte le teorie della magia, sarà probabilmente un'altra parte fondamentale della storia della season 7 di Fortnite. Non sappiamo bene, oltre alla modalità food fight, quindi quella che abbiamo, se ci sarà qualcosa di interessante tra la rivalità del Durburger e del Pizza Pit, ma siamo qua a vedere. Abbiamo visto oramai come quasi tutte le location della mappa hanno due furgoncini. Ma andiamo avanti, ragazzi, ed eccolo qua, ragazzi, il signor Ralph Spaccatutto. Io sinceramente non conosco bene questo cartone, l'ho visto una volta se non ricordo male, ma ragazzi non è un caso che ci sia questo Ralph, perché nel file di gioco è stato trovato questo video, ragazzi. Ve lo faccio vedere, guardate un pochettino. È brevissimo, ragazzi, è brevissimo, ma è dentro i file di gioco, nella sezione promo, se non ricordo male, della sottocartella di Fortnite. Questo vuol dire praticamente che è quasi certo che ci sia una nuova collaborazione con Disney o con Pixar, comunque uno dei due, che è la stessa cosa, che vedranno appunto l'arrivo di Ralph. Non sappiamo se come personaggio oppure come modalità a tempo limitata. Staremo a vedere, ragazzi. Ciò che sappiamo è ovviamente che la notizia è super ufficiale e i file parlano chiaro. Ma andiamo avanti, ragazzi, e volevo parlarvi finalmente, abbiamo un paio di minuti ancora, degli aggiornamenti sui regali, ragazzi. Come vedete sono state scoperte delle cose interessantissime ufficiali. Allora, per poter regalare degli oggetti ai nostri amici dobbiamo assolutamente aver abilitato il fattore di sicurezza a due fattori. Se andate a cercare nei miei video c'è il tutorial su come abilitarlo. Questa è la cosa fondamentale. E poi un'altra cosa curiosa, ci dicono che dobbiamo almeno raggiungere il livello 2 del personaggio per poter fare i regali. Non so bene che senso abbia fare un account senza usarlo per fare dei regali, non ha molto senso sinceramente. Comunque, ragazzi, queste sono due cose che sicuramente saranno indispensabili per poter fare dei regali. E andando avanti, ragazzi, sappiamo che noi non potremo regalare il pass battaglia, i V-Bucks, le offerte con soldi reali, quindi i bundle, oppure i bundle principalmente, gli oggetti che non sono nello shop in quel momento, gli oggetti che già abbiamo nel nostro armadietto e altri oggetti, inclusi gli oggetti del pass battaglia.
Quindi ragazzi, sono delle limitazioni abbastanza interessanti e sapremo anche che non si potranno fare i regali con iOS, ragazzi. Quindi Android, PC, PS4, Switch e Xbox One avranno la funzione regali, i giocatori da mobile con iOS invece non potranno farli. Ragazzi, per adesso io mi fermo qua con il video delle news, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale ragazzi e attivate la campanella. Noi ci vediamo presto, ciao!